Lorenzo Latella è il nuovo segretario regionale di Cittadinanza Attiva Campania. È il primo cilentano a ricoprire questo incarico. È stato eletto sabato scorso nel corso del congresso straordinario che si è tenuto a Napoli, riportando 35 preferenze dai 65 delegati regionali presenti e battendo Maria Settembre, che ha rivestito l'incarico di segretario regionale da aprile del 2016 fino allo scorso febbraio. Latella, 36enne di Sapri, sociologo, fa parte dell'Assemblea Territoriale di Cittadinanza Attiva Sapri Golfo di Policastro, in cui ha rivestito l'incarico di coordinatore. Ha svolto anche attività di collaborazione presso il piano di zona ambito Salerno 9. È stata una battaglia molto dura, che ci ha visti impegnati per più di 9 mesi, 9 mesi di commissariamento della Regione Campania, che oggi si è conclusa con la mia elezione. Ho cercato di costruire una segreteria quanto più ampia possibile e trasversale alle diverse posizioni che erano emerse nel congresso. Il lavoro che ci aspetta è tantissimo, dobbiamo ricostruire il movimento a livello campano, puntare molto sui territori e sulle assemblee territoriali e allargare i nostri orizzonti a tematiche quali l'immigrazione, le politiche sociali, la legalità. Per quanto riguarda il coordinamento, ieri è stato approvato il regolamento per l'utilizzo dei ticket. E si deciderà di volta in volta di utilizzare ticket per i singoli servizi sociali. Poi c'è stata la relazione sui servizi da attivare. E con i fondi che ci sono nel piano di zona verranno attivati nidi, ludoteche e micronidi, l'ADI e l'ADA. Il servizio di specialistica scolastica andrà a gara sul MEPA. È stato attivato la possibilità di fare dei tirocini formativi al piano di zona con le convenzioni da sottoscrivere con gli enti terzi, tipo università, centri di formazione specialistica e quant'altro. Il regolamento invece dell'ufficio di piano non è stato discusso perché c'erano delle problematicità tecniche riscontrate nel testo e quindi si è deciso di rivedere l'intero testo e di approvarlo al prossimo coordinamento istituzionale.